Di montagna, cordate ed epiche scalate si è parlato a Macugnaga in occasione della presentazione di Notizie. Il magazine della Regione Piemonte ha infatti reso omaggio al CAI in occasione del suo 150° anniversario con un ampio servizio sull'alpinismo piemontese e i suoi protagonisti. Durante i lavori ci si è soffermati soprattutto sullo spettacolare scenario della parete est del Monte Rosa, teatro di importanti scalate. È stato Teresio Valsesia, storico dell'alpinismo, a raccontare il contributo offerto dal Piemonte e da Macugnaga alla storia dell'alpinismo mondiale. È un punto focale, fondamentale, che ha suscitato grandissimo interesse, grandi passioni e purtroppo ha segnato anche con qualche grande tragedia l'alpinismo italiano. La prima grande tragedia dell'alpinismo italiano è avvenuta nel 1881 proprio sulla parete est del Monte Rosa, con la morte di due guide e di un alpinista che era Damiano Marinelli. Ma non solo le tragedie, anche grandi alpinisti, non solo italiani, direi quasi soprattutto stranieri, mi hanno fatto la palestra della loro passione. Io ho iniziato l'alpinismo nel 1967 con le prime salite. La guida è un mestiere affascinante, è un mestiere che appassiona molto e che dà la soddisfazione di poter aiutare chi magari non riesce autonomamente ad avere delle emozioni e a fargli scoprire dei nuovi paesaggi e soprattutto a vivere un'avventura.